Fratelli e sorelle nel Signore, questa sera voglio parlarvi di un argomento molto importante, che io ritengo che sia molto, molto importante, che purtroppo viene anche attaccato da taluni predicatori, ma che è fondamentale. È fondamentale per mantenersi in comunione con Dio. Quindi l'argomento che tratteremo questa sera sarà di chiedere a Dio in preghiera il perdono dei nostri peccati e anche di pregare per i peccati dei nostri fratelli, perché come vedremo dalle scritture, dobbiamo fare anche questo, eh? Bisogna fare anche quello. Noi, tutti noi sappiamo che un tempo eravamo perduti nei nostri falli e nei nostri peccati, eravamo lontani da Dio. Però è venuto il momento in cui il Signore ha avuto misericordia di noi e ci ha purificati da ogni peccato. In quel giorno è avvenuto che sono stati, in quel giorno in cui siamo nati di nuovo, che il Signore ci ha concesso la salvezza e il perdono dei peccati, è avvenuto che tutti i peccati da noi commessi fino a quel momento sono stati lavati tutti, sono stati lavati tutti quelli commessi. Quindi quelli commessi fino a quel momento, se qualcuno pure ha qualche ricordo di questi peccati o lo tormentano ancora, sappiano i fratelli che quei peccati sono stati perdonati, il Signore non se li ricorda più. Però il fatto che siamo stati perdonati, che siamo diventati nuove creature, che siamo stati salvati, questo non toglie che il peccato ancora alberga dentro il nostro corpo. Ecco, dentro il nostro corpo, la nostra anima, il nostro spirito sono purificati, sono rinati, sono rigenerati spiritualmente. Mentre il nostro corpo ancora no, il nostro corpo è ancora terreno. Perché il nostro corpo, noi avremo una piena salvezza. Solamente la salvezza sarà completa, ecco, nel momento in cui il nostro corpo risusciterà dai morti, perché sarà sopravvestito da un corpo glorioso che Dio ha stabilito per noi. Quindi questo corpo debole, mortale, in cui abita il peccato, sarà, nel momento della risurrezione dei morti, sopravvestito di un corpo glorioso. Quindi scomparirà anche il peccato, perché quel corpo sarà spirituale e non potrà e non peccherà più. Però fino a quel momento siamo ancora in questo corpo e quindi nel nostro corpo abita il peccato. Purtroppo la situazione è questa e quindi cosa significa questo? Significa che periodicamente noi, cioè chi più, chi meno, non stiamo qui a fare i conteggi chi di più, chi di meno, però praticamente noi cadiamo tutti i giorni, cadiamo molte volte, a volte anche abbastanza gravemente. Cioè, quindi, che cosa dobbiamo sapere? Considerato questo, dobbiamo sapere che è vero che quando siamo nati di nuovo il nostro peccato è stato lavato, quindi quello commesso fino a quel punto è stato perdonato. Ma quelli commessi dopo devono essere ancora perdonati. Non è che quel giorno, purtroppo ci sono taluni che turbano i fratelli, cioè li ingannano dicendo loro: vabbè, ma fratelli, ormai siamo nati di nuovo, tutti i nostri peccati presenti, passati e futuri sono stati perdonati. Cioè, questo ragionamento è ingannevole perché? Perché porta i fratelli a non chiedere giornalmente il perdono dei propri peccati, anche di quelli che sono occulti. Quindi questo cosa fa? Perché il peccato, badate bene, ancora anche adesso che siamo credenti, il peccato funge da separazione da Dio. Cioè se noi diciamo, ci lasciamo andare a commettere il peccato, praticamente si crea questo turbamento, questo allontanamento della comunione con Dio. Quindi
Se noi ci diamo al peccato, non chiediamo perdono per i nostri peccati, il peccato ci separa da Dio. Per quanto riguarda la comunione, e se questo peccato non viene perdonato, poi il giorno che noi ce ne andremo dal corpo, se il peccato non è perdonato, noi andremo all'inferno, eh? Cioè, sappiatelo questo. Quindi ecco perché lo ritengo un argomento molto importante. È che non si deve dare retta a certe ciance, a certe chiacchiere inutili che purtroppo ho letto in giro e che alcuni insegnano ad altri. Ci sono quelli che purtroppo accettano questo tipo di discorso, che è sbagliato, che è un discorso molto dannoso per l'anima di coloro che ci credono. E quindi noi dobbiamo essere invece di quelli che si attengono alle scritture e vogliono avere comunione con Dio, ben sapendo che cadiamo tante volte, anche durante tutti i giorni. Cadendo però sappiamo che dobbiamo rivolgerci a Lui, a Dio, per ottenere il perdono dei peccati. Questo è fondamentale, perché quello che ci mantiene in comunione con Dio è la purificazione dei peccati, no? Quindi come la possiamo ottenere questa purificazione dei peccati? Pregando il Signore, chiedendo misericordia a Dio nel nome di Gesù Cristo e chiedendogli appunto che il sangue di Gesù ci purifichi da ogni peccato. E questo il Signore lo fa, perché il Signore è fedele e giusto, è santo e lo fa, perché lo ha scritto nella sua parola ed egli non viene meno alla sua parola. Noi non meritiamo nulla, partiamo sempre dal presupposto che tutto quello che ci viene dato per grazia mediante la fede in Cristo Gesù, ma noi non meritiamo nulla, non abbiamo meritato nulla in passato e non meritiamo nulla neanche adesso e neanche in futuro. Tutto ciò che ci viene dato per la grazia di Dio e per la misericordia di Dio, e noi di questo ringraziamo l'Iddio onnipotente che non solo ha avuto pietà di noi, ma ha tutti i giorni pietà di noi, ben sapendo che noi siamo gente debole, no? Siamo nella carne ancora, siamo deboli, il peccato abita in noi e ci spinge sempre, sempre verso il male. Purtroppo il corpo è terreno e quindi le cose terrene sono nemiche delle cose spirituali, capite? Quindi in noi c'è questa continua battaglia, la nostra parte spirituale che è da Dio combatte contro la parte terrena. C'è un uomo interiore, no? C'è l'uomo spirituale e l'uomo carnale che combattono dentro di noi e dobbiamo vincere. Come si vince? Si vince perseverando nella preghiera con tutto il cuore e anche studiando le sacre scritture per alimentare quella fede in Dio, perché la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. Quindi se vogliamo avere una vita vittoriosa in Cristo, non una vita che arranca continuamente, che diciamo siamo sempre in difficoltà, ma una vita vittoriosa in Cristo, non perfetta, ma vittoriosa in Cristo, dobbiamo perseverare nella preghiera, con un cuore sincero, una buona coscienza e studiare le scritture, perché dalle scritture ci viene fortificata la fede, si alimenta la fede attraverso le scritture. Quindi, detto questo, adesso passiamo a leggere le sacre scritture, perché noi l'abbiamo detto, ma adesso dobbiamo anche dimostrare che noi dobbiamo pregare tutti i giorni. Non è come dicono certi cianciatori che non inducono i fratelli, anzi, è come se vietassero ai fratelli di chiedere perdono a Dio ogni giorno dei propri peccati. E quindi, se uno non chiede perdono dei propri peccati, questi non vengono perdonati. Allora, leggiamo al capitolo 6 del Vangelo di Matteo, dove il Signore insegnava ai suoi discepoli a pregare. Quindi stiamo parlando della preghiera del Padre nostro, una delle preghiere, diciamo, più conosciute, no? Nella Sacra Scrittura, è anche molto importante. E dopo vi racconterò anche una testimonianza che ci fa capire quanto sia potente quella preghiera. E quindi questo ci fa capire che dobbiamo stare attenti, la dobbiamo conoscere bene, la dobbiamo mettere in pratica. Non dico magari proprio a conoscerla a memoria, a ripeterla a memoria, che anche se fosse così va bene uguale, attenzione, cioè una preghiera del Padre nostro recitata a memoria non è che è sbagliata.
Però, voglio dire, bisogna intanto comprenderla e comunque deve esserci, cioè tutti i punti della preghiera del Padre nostro devono essere presenti nella nostra preghiera. Se non così, diciamo, se non così pronunciate le parole in maniera esatta come sono nella Bibbia, comunque quei punti devono essere toccati nella nostra preghiera. Allora, leggiamo. Capitolo 6 del Vangelo di Matteo. Al versetto 5 è scritto: E quando pregate, questo lo voglio citare come introduzione, quando pregate, quindi il Signore sta parlando di sta parlando della preghiera. Poi andando avanti, leggiamo dal versetto 9, la preghiera del Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Io volevo farvi notare queste parole della preghiera del Padre nostro. Ad esempio, dice al versetto 11: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quindi sta parlando di una preghiera che deve essere fatta giornalmente, altrimenti sarebbe stato scritto: Dacci il nostro pane quotidiano, no? Così avremmo potuto argomentare diversamente. Ma se questa preghiera dice, se Gesù dice Dacci oggi, vuol dire che quella è una preghiera che dobbiamo fare tutti i giorni per chiedere il nostro pane quotidiano, insieme alle altre cose. E ogni giorno, quindi, tra le cose che dobbiamo chiedere, vedete, al versetto 12 dice: E rimettici i nostri debiti, e per debiti qui si intendono i peccati, perché noi quando commettiamo, diciamo, dei peccati, siamo in debito con Dio. Quindi dovremmo o pagare noi i nostri debiti o riuscire a pagarli. Oppure fare come il Signore ci ha insegnato, chiedere al Signore che ci vengano rimessi gratuitamente. Eh sì, perché noi non siamo in grado di pagare nessun tipo di debito, i nostri peccati non siamo in grado noi di pagarli. E quindi dobbiamo invocare il Signore e chiedere misericordia in preghiera. Quindi dobbiamo pregare il Signore affinché i nostri peccati vengano perdonati, i nostri debiti siano rimessi. E questo bisogna farlo giornalmente. Ci tengo, io questo discorso lo sto facendo per esortarvi, per farvi comprendere che la richiesta di perdono dei nostri peccati deve essere fatta ogni volta che ci mettiamo in preghiera. Anche se ci mettiamo più volte in preghiera nella stessa giornata, non dimenticatevi che comunque è sempre bene che nel tempo che è passato qualche errore l'abbiamo fatto e quindi è bene chiedere perdono a Dio di tutti i nostri peccati affinché noi abbiamo sempre una coscienza pulita, purificata dal sangue di Gesù Cristo e possiamo così presentarci senza peccato davanti al trono della grazia. Eh sì, perché noi dobbiamo andare al trono della grazia, al trono a presentare, no, le nostre richieste, i nostri desideri. A esporre tutti i nostri dubbi, no? La preghiera è composta di varie parti, no? Ecco, sappiate che una delle parti di cui deve essere costituita la preghiera è quella appunto della richiesta di perdono dei nostri peccati. Ogni volta che preghiamo, non dimentichiamo, Signore, abbi pietà di noi, perdonaci i nostri peccati. Non vi fa male, anche, ed è scritto, vedete qui, nella preghiera del Padre nostro che bisogna recitare tutti i giorni, recitare nel senso, bisogna farla tutti i giorni, pregare Dio ogni giorno. Dice, dacci oggi il nostro pane quotidiano. E insieme a quel pane quotidiano da richiedere ogni giorno, c'è anche quello di rimettere i nostri debiti, i nostri peccati.
Qui voglio aprire una parentesi. C'è una condizione, però. Qui la preghiera del Padre nostro ci fa conoscere anche una condizione. Vedete, come dice, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Quindi, quando andiamo a chiedere al Signore il perdono dei nostri peccati, deve essere, qui è scritto che è già avvenuto, cioè noi dobbiamo già aver perdonato ai nostri fratelli, non che dobbiamo perdonare, capite? Quindi quando chiediamo perdono a Dio, sappiate che deve esserci un elemento importante per ottenere, però, una condizione molto importante per ottenere il perdono dei nostri peccati. Ed è quello di aver già. Prima di andare in preghiera e chiedere il perdono dei nostri peccati, noi dobbiamo già aver perdonato il peccato dei fratelli che hanno commesso contro di noi. E questa è una condizione fondamentale. Infatti poi Gesù l'ha spiegata. Di tutti i punti che Gesù ha spiegato, cioè di tutti i punti che Gesù ha detto con la preghiera del Padre nostro, di cui si potrebbe parlare, di ogni parola, di ogni punto, di tanti argomenti che sono stati presi in quelle poche frasi, Gesù ha, diciamo, approfondito in maniera particolare quello di dover perdonare il peccato dei nostri fratelli. Quelli che hanno commesso contro di noi, badate bene, perché noi possiamo perdonare il peccato dei fratelli che hanno commesso contro di noi, perché non è che io posso perdonare il peccato che un fratello ha fatto con un altro. Non posso farlo, però io posso liberare il fratello dal peccato che ha commesso contro di me. Quindi questo è importante, ma è così importante questo? Che l'ha spiegato, l'ha approfondito appunto nella preghiera del Padre nostro. Quindi è una condizione fondamentale. Lo so, a volte ci fanno dei torti i fratelli che sono veramente gravosi, che ci fanno veramente tanto male, ci provocano tanto male i fratelli, perché magari quelli del mondo, se ci fanno del male, non ci portano un dolore così profondo come magari se pecca un fratello contro di noi, no? Allora, ci fa molto male, però sappiate questo, che se il fratello viene a voi e vi chiede perdono, voi lo dovete perdonare, non ci possiamo tirare indietro da fare questo, perché se uno si permette di non perdonare il fratello, di non liberare quindi il fratello da quel peccato, una volta che te lo chiede, se uno non perdona, a sua volta, quando lui, dei suoi peccati, e badate bene, ne commettiamo tanti tutti i giorni, quindi, se uno non perdona il fratello, a sua volta lui non sarà perdonato da Dio dei suoi peccati. E quindi vedete quanto è importante questa condizione. È fondamentale, è importantissima questa condizione, ce la dobbiamo tenere sempre presente. Quando un fratello ha peccato contro di noi, chiunque esso sia, vicino, un po' lontano, quello che sia, se ti chiede perdono, tu lo devi perdonare, non stare lì a vedere se è veramente sincero, non è sincero, non dobbiamo fare questi calcoli noi, queste cose le deve pesare il Signore, noi dobbiamo praticare questa parola. Fratello ti chiede perdono, tu lo perdoni, punto, non ci sono altre condizioni. Perché se il Signore andasse veramente a centellinare, no? A guardare nel minimo dettaglio, quando noi chiediamo perdono dei nostri peccati, se siamo veramente sinceri, se veramente li abbiamo abbandonato, allora avremo delle difficoltà enormi anche noi. Ma il Signore è misericordioso con noi, no? E quindi ci insegna a nostra volta di essere noi misericordiosi nei confronti degli altri, nei confronti dei nostri debitori. Ecco, perché in questo caso chi pecca contro di noi è debitore verso di noi, quindi ha un debito, un legame, un debito con noi. E noi lo possiamo rimettere quel debito. E se lui ci chiede perdono, capisce di aver sbagliato e ci chiede perdono, non stiamo lì a vedere veramente se si è pentito oppure no. Non dobbiamo. Noi se ci chiedono perdono dobbiamo accettare le parole che ci vengono dette perché dobbiamo essere misericordiosi. Ma anche perché noi non vediamo i cuori, no?
Quindi non ci mettiamo a fare elaborazioni strane. Sì, però condizioni varie. No, noi dobbiamo aprire i ponti a quelle persone che ci chiedono perdono, agevolare la venuta a noi per chiedere perdono, perché così facendo tu liberi un fratello da un fardello. È il nostro compito anche verso i nostri nemici. Ma voi immaginatevi, ma se dobbiamo amare anche i nostri nemici, dobbiamo imparare ad amare i nostri nemici. Un fratello che ha sbagliato nei nostri confronti, che comunque non è un nostro nemico, se ha sbagliato e ci chiede perdono, noi dobbiamo perdonarlo, ma è obbligatorio, non è neanche facoltativo, è obbligatorio, con tutto il cuore lo dobbiamo fare. Poi, se si può camminare ancora, no, in base a quello che succede, se si può camminare ancora con questi fratelli che magari hanno sbagliato contro di noi, si cammina. Se uno non si sente più di camminare con loro, può anche rinunciare a camminare con questi fratelli. Però il perdono è obbligatorio, cioè tu devi liberare quel fratello dal peccato che ha commesso. Detto questo, volevo raccontarvi per farvi capire la potenza della preghiera, io direi di tutta la parola dell'Iddio vivente e vero, ma in questo caso riguarda la parte della preghiera del Padre nostro. Ho sentito una testimonianza, un video in cui si racconta questa testimonianza. Un cattolico è perduto nei suoi falli, nei suoi peccati ancora oggi. Che era massone, va in questa loggia, forse qualcuno di voi già lo sa, era in questa loggia, questo si chiama Cesare Ghinelli, fanno un rituale di commemorazione in questa loggia, in quel giorno di riunione dei massoni, fanno una commemorazione al defunto e questo gli chiedono di fare il defunto, di fare la parte del defunto e viene avvolto da un panno nero. Quindi coricato, avvolto da un panno nero di sotto e di sopra, insomma. Quegli altri massoni cosa fanno? Invocano Satana! Uno dice, ah, la massoneria è buona, ma quale buona, ma quale buona? Cioè, questi invocano il diavolo. Invocando il diavolo, praticamente, stavano invocando il diavolo affinché i demoni si impossessassero di questa persona. E infatti, questi demoni, non so se uno o più di uno, hanno cominciato a prendergli i piedi, a entrare dentro i piedi. Man mano che entravano, saliva questo demone, saliva, prendeva sempre di più possesso del corpo di questo Cesare Ghinelli. L'ha raccontato lui, questa è una testimonianza, l'ha raccontato lui. Noi la prendiamo per buona perché noi conosciamo sia che la massoneria è dal diavolo e sia che il diavolo fa queste cose, quindi non ci sono elementi per pensare che non sia vero. Noi ci crediamo, io ci credo. E la racconto per farvi capire la potenza della preghiera del Padre nostro. A questo punto stava salendo sempre di più, quindi gli aveva preso tutte le gambe, no? E lui perdeva la sensibilità della parte del corpo che il demone si impossessava. Lui non l'ha capito subito, l'ha capito dopo che cosa stava succedendo. Che quel rituale, quella commemorazione in realtà era un culto di invocazione del diavolo e dei demoni, perché questo Cesare Ghinelli era un ribelle nei confronti del maestro venerabile, lì, cioè faceva sempre domande scomode, insomma. Dava fastidio e allora avevano pensato di risolvere la questione in questa maniera, di farlo possedere da qualche demone e quindi perdere la sua capacità, la sua libertà, no? La sua autonomia e quindi essendo posseduto dopo fa la volontà del diavolo, come fanno tutti i massoni, quelli fedeli al diavolo. E allora, come stava salendo, a un certo punto ha capito questo Cesare Ghinelli e ha cominciato a recitare la preghiera del Padre nostro. Capite? Recitarla da un cattolico, eh? Quindi era perduto nei suoi falli e nei suoi peccati. Ma in quel momento lui ha invocato la preghiera del Padre nostro. Sapete cosa è successo? È successo che mentre lui recitava dentro di sé lì la preghiera del Padre nostro, questo demone che stava allargando si comincia a restringere, comincia di nuovo a uscirsene, andare verso l'esterno, a tal punto che
Lui non vedeva niente quello che succedeva all'esterno, però sentiva, a un certo punto lui ha sentito e ha detto, con lui non, che si dicevano due, con lui non ce la possiamo fare. Ecco quindi, per dirvi, cioè, ma voi immaginatevi, ma se la preghiera del Padre nostro è così potente in bocca di un incredulo che non ha lo Spirito di Dio, ma che pure Dio ha esaudito, ha ascoltato, eh? Ma voi immaginatevi quanto sarà più potente in bocca e nella mente di un credente che ha lo Spirito del Dio vivente e vero. Quindi questa preghiera è molto più potente, no? Quindi, questo per farvi capire quanto è più potente il Signore del diavolo e anche del peccato, è più potente, è più forte, non c'è un peccato, o meglio, tutti i peccati possono essere perdonati e lavati dal sangue di Cristo Gesù, tranne il peccato che mena a morte. Se uno rinnega Cristo, il sangue di Gesù non può purificarlo. Perché? È perché l'ha reso inutile, cioè se io rigetto il sacrificio di Cristo, come fa poi il sacrificio di Cristo a purificarmi? Capite? Non può purificarmi perché l'ho rigettato, non ce l'ho più a disposizione. Ecco perché non può essere più perdonato, non è più efficace. L'ho rinnegato, è come se io per me l'avessi cancellato e rimane cancellato, non è che ritorna. Ci sarebbe bisogno di un altro sacrificio di Cristo per potermi purificare da ogni peccato, perché il primo sacrificio, e noi sappiamo che ce n'è uno solo, è stato compiuto e non è, ed è sufficiente così. Quindi quel sacrificio è sufficiente a perdonare e purificare da ogni peccato, tranne quello che rinnega Cristo. Se uno commette il peccato di rinnegare Cristo, di peccare contro Cristo, contro il suo sangue, contro il suo sacrificio, rinnegandolo, cioè negando con forza di averlo mai conosciuto a Cristo, ecco, allora l'hai rinnegato. Se l'hai rinnegato, allora per te quel sacrificio non è più valido, no? Per quella persona che rinnega Cristo, quel sacrificio non è più valido. Di conseguenza non potrà più essere perdonato. Ma per tutti gli altri peccati, però, per tutti gli altri peccati è possibile, cioè il sangue di Gesù è più potente, è più glorioso, quindi non ci sono peccati, né adulterio, né fornicazione, né omosessualità, né omicidi, né furti, sono più forti del sangue di Gesù, ma il sangue di Gesù è più potente, più glorioso, purifica dalla nostra coscienza tutti i peccati. Quindi possiamo andare a Dio veramente con piena fiducia, perché il Signore è potente da purificarci da ogni peccato. Non c'è un peccato che abbiamo compiuto, anche con ripetizione. Non c'è un peccato che non può essere perdonato. E non c'è neanche il limite di volte. Capite? È chiaro che potrebbero scendere dei giudizi di Dio, potrebbero scendere dei castighi di Dio. Cioè questo io non lo escludo, perché il Signore ci deve ammaestrare ad abbandonare tutto quello che ci fa del male, no? Il peccato. Però, comunque sia, questi giudizi, questa disciplina decide il Signore come mandarla e chi mandarla e quando. Ma noi dobbiamo sapere quello che dobbiamo fare noi, perché questo lo fa il Signore, ma quello che dobbiamo fare noi che cos'è? Questo dobbiamo sapere. E quello che dobbiamo fare noi è quello di ravvederci tutte le volte che abbiamo peccato e di chiedere perdono a Dio. E ogni giorno, anche se noi non conosciamo di aver commesso qualche peccato, dobbiamo comunque chiedere perdono dei nostri peccati. Dopo vedremo come ha fatto il salmista. Dobbiamo imitare il salmista anche in questo. Adesso andiamo a leggere le parole che ha scritto l'apostolo Giovanni. Quindi andiamo nella sua prima epistola. Prima Giovanni. Ecco qua. Prima Giovanni, al capitolo 1, al versetto 9, leggiamo queste parole. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
Guardate com'è importante anche questo passaggio. Se confessiamo, intanto l'Apostolo Giovanni vedete che si include. Quindi l'Apostolo Giovanni era chiamato apostolo, era sicura, è nato di nuovo, con certezza. Quindi se i peccati fossero tutti perdonati nel momento in cui, cioè sia quelli presenti, passati e futuri, nel momento in cui siamo nati di nuovo, Giovanni non poteva scrivere queste parole, se confessiamo i nostri peccati. Avrebbe dovuto dire, se abbiamo confessato i nostri peccati quando siamo nati di nuovo, allora il Signore ci ha perdonati. Avrebbe dovuto magari scrivere diversamente da come ha scritto. Ma lui ha scritto queste parole che ci fanno capire, se confessiamo, è un'azione da compiere di continuo questa. Se confessiamo, quindi quando noi commettiamo dei peccati, se noi li confessiamo, vedete, è una condizione importante anche questa, se noi li confessiamo, il Dio è fedele e giusto da rimetterci e purificarci dai nostri peccati. La condizione qui è se li confessiamo. Vedete quanto è importante? Quindi vedete anche quanto è dannoso per quelli che non confessano i propri peccati a Dio giornalmente, non li confessano e non chiedono quindi perdono, non si pentono di averli commessi e quindi si ritengono già puri. Si ritengono già puri, ma questa purtroppo è l'eresia, no? L'eresia, anche questa è un'eresia distruttiva, un'eresia che svia dalla verità, un'eresia che ti fa del male, un'eresia che ti lascia distrutto davanti a Dio, che ti allontana dalla presenza e dalla comunione con Dio. Perché ti toglie, siccome il peccato ci divide da Dio, noi dobbiamo togliere il peccato. Per togliere il peccato dobbiamo confessarlo e credere che il sangue di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato. Se noi non lo facciamo questo, non confessiamo i peccati, non preghiamo, non chiediamo a Dio di purificarci, come anche abbiamo letto nella preghiera del Padre nostro, no? Rimettici a noi i nostri debiti, e questo è da fare ogni giorno. I nostri debiti rimangono su di noi, il peccato rimane su di noi, quindi la separazione da Dio cresce ogni giorno. Il peccato fa da muro, da separazione. Questo muro diventa sempre più spesso, sempre più ampio. Quindi la distanza tra l'uomo che non chiede perdono, il credente, il figliolo di Dio che non chiede perdono dei suoi peccati, diventa spiritualmente sempre più lontano da Dio. Ecco quindi, vedete quanto è pericolosa quella dottrina? Riuscite a capire, a comprendere quanto certe dottrine siano devastanti per i credenti? Fanno proprio del male, li spingono completamente a gettarsi all'inferno certi insegnamenti. E noi siamo qui anche per incoraggiare i fratelli, ma anche per distruggere tutte queste falsità, affinché i santi siano liberi davanti al Signore e possano godere piena comunione con Lui, per essere veramente in piena comunione con il Signore. Ancora andando avanti, sempre nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 2, ai primi versetti, sta scritto: figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto, ed egli è la propiziazione per i nostri peccati. Vedete? Quindi ancora fa capire l'Apostolo Giovanni che è preferibile. Il nostro lavoro è sempre quello di esortare i fratelli, no? Di esortarci gli uni gli altri a non commettere il peccato, a stare lontani dal peccato, a santificarsi. Questa è l'esortazione principale che noi facciamo gli uni gli altri. Ma se un fratello pecca, cosa deve fare? Ormai è perduto, ormai non c'è più niente da fare per lui? No, no. Dice, c'è un avvocato presso il Padre. Il Signore Gesù, compie ancora di continuo la sua azione purificatrice dei peccati. Anche se il suo sacrificio è stato compiuto molto tempo fa,
Il suo sangue sparso è ancora oggi potente ed efficace da purificare i peccati, come li ha purificati quando siamo nati di nuovo. Quando siamo nati di nuovo abbiamo sentito questo peso del peccato allontanarsi da noi, uscire dalla nostra anima. Ebbene, quando anche adesso da credenti, se sentiamo qualche cosa che ci appesantisce, se c'è qualcosa nella nostra anima, nella nostra coscienza che ci appesantisce, sappiate che potrebbe essere, io non ne sono sicuro, è chiaro, ma potrebbe essere del peccato. Quindi cercate di confessarlo a Dio affinché vi venga purificato, affinché sia rimosso, perché Dio è fedele e giusto, lui non rinega le sue parole. Se lui ha detto che se uno va a lui e confessa il peccato, è fedele e giusto il Signore, glielo rimette, gli viene rimesso, vuol dire che il Dio fa quello che ha detto. Il Dio fa quello che ha detto, perché Gesù è la propiziazione per i nostri peccati. Cioè, cosa vuol dire? Propiziazione. Vuol dire che Gesù è il sacrificio propiziatorio, cioè quello che ci rende graditi a Dio. Non è che sono le nostre opere o perché siamo simpatici o perché possiamo fare qualcosa da noi stessi per piacere a Dio. No, noi siamo graditi a Dio solamente perché Gesù Cristo ha sacrificato la sua vita, ha sparso il suo sangue, purificandoci da ogni peccato, rendendoci santi e giusti attraverso questa azione di purificazione. Ci ha resi santi e giusti e quindi possiamo presentarci davanti a Dio, al trono della grazia, a chiedere, a pregare, a invocare il Signore Dio, l'Iddio dell'universo, l'Iddio creatore di tutte le cose. Lo possiamo fare perché Gesù ha sacrificato la sua vita, perché Gesù è il sacrificio propiziatorio, cioè che ci rende propizia la divinità, il Dio. Quindi siamo graditi a Dio per il sacrificio compiuto da Cristo. Quindi, vedete, non dipende da noi, non dipende dalla quantità dei nostri peccati o dalle nostre buone opere essere graditi a Dio. Dipende dalla fede che noi abbiamo nel sacrificio compiuto da Cristo. E anche la fede è in quel sacrificio, è un dono che è stato dato da Dio. Adesso andiamo a leggere quello che dice il salmista, che abbiamo già accennato. Andiamo nel libro dei Salmi, Salmo 19 al versetto 12. Vediamo cosa dice. È un salmo di Davide, quindi il profeta Davide, il dolce cantore di Israele, in questo salmo dice queste parole, ispirato dallo Spirito Santo. Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Trattieni pure il tuo servitore dai peccati volontari e fa che non signoreggino su me. Allora sarò integro e puro di grandi trasgressioni. Queste sono poche parole, fratelli, ma qui c'è da meditare tanto, eh? Io vi accennerò qualcosa. Chi conosce i suoi errori? Qui fa una domanda il salmista. Cioè, noi siamo in grado di dire a fine giornata tutti i peccati che abbiamo compiuto, tutto quello con cui abbiamo fatto dispiacere al Signore? Siamo sicuri di poter fare un elenco, una lista completa? No, non ne siamo sicuri, non possiamo fare liste. Ecco perché, non potendo essere sicuri di tutti i peccati, no? Perché se il perdono dei peccati, se la purificazione dei peccati dipendesse dall'elenco che facciamo a Dio nel confessare tutti i nostri peccati, allora quelli che non riusciamo a vedere, a conoscere e non li confessiamo, loro rimangono su di noi. Quindi vedete, insieme a quelli che noi conosciamo, che chiediamo specificamente di perdonarci, ci sono anche di quelli che noi non conosciamo, che ci sono occulti, dice appunto il salmista. A quei peccati purificami da quelli che mi sono occulti. Capite? E questo
Lo dobbiamo chiedere sempre in preghiera. Dobbiamo inserire queste cose nelle nostre preghiere perché ci fanno del bene, perché portano un grande beneficio all'anima nostra. Quindi anche i nostri peccati che ci sono occulti, che noi non conosciamo di aver commesso, ma pure davanti a Dio sono peccato, così ci vengono perdonati dal Signore, perché abbiamo chiesto il perdono anche di quelli, la purificazione anche di quelli che noi non abbiamo capito di aver commesso, e ci vengono purificati. Poi dice, trattieni pure il tuo servitore dai peccati volontari. Questi ci sono dei peccati volontari, no? Viene citato uno anche in Ebrei 6, che poi si riferisce al rinnegamento di Cristo, a una caduta, a un pe peccati volontari che sono di una gravità particolare. Quindi qui il salmista giustamente dice, trattieni il tuo servitore da questi peccati che non possono essere perdonati, che è quello appunto di rinnegare Cristo. E fa che non si signoreggino su me. E certamente noi sappiamo, no? Ci sono dei credenti che rimangono credenti, ma il peccato signoreggia su loro. Sono vinti dal peccato. Una cosa è cadere nel peccato, una cosa è sporcarsi di fango nel camminare, un altro è tuffarsi e rimanere in una pozzanghera di fango. Sono due cose ben diverse. Ecco, qui il salmista sta dicendo: fa che io non viva nella pozzanghera di fango, cioè purificami da quella sporcizia che camminando mi posso sporcare, no? Però fa in modo che io non cada, non rimanga nella pozzanghera di fango per intero. Quindi, se il peccato, vedi, se noi il Signore ci esaudisce, se noi chiediamo questo, il Signore buono ci esaudisce, noi poi saremo integri, puri di grandi trasgressioni. Sì, qualche cosa la sbagliamo sempre, tutti quanti. Però saremo integri e puri dalle grandi trasgressioni. Questa è già una cosa molto importante. Quindi, fratelli, chiediamole queste cose, eh? Non diamo retta alle ciance di taluni che dicono che non dobbiamo chiedere perdono ai nostri peccati quando li abbiamo commessi. No, quello è un inganno del diavolo per fare in modo che i credenti si contaminino e non siano purificati dal sangue di Gesù giornalmente. Giornalmente. Quindi abbiamo visto che dobbiamo confessare in preghiera i nostri peccati. Ma ora leggiamo dei passi che si riferiscono al peccato commesso dai fratelli, che noi vediamo che i fratelli commettono, e quindi come ci dobbiamo comportare. Perché abbiamo una responsabilità verso i nostri peccati davanti a Dio. Ma la scrittura ci fa sapere che abbiamo delle responsabilità anche verso il peccato dei fratelli, quando noi li vediamo commetterli, quando noi sappiamo di questi peccati. Quindi anche qui dobbiamo vedere come ci si deve comportare. Adesso andiamo a leggere, torniamo alla prima epistola di Giovanni, sempre l'Apostolo Giovanni. Torniamo alla prima epistola, però adesso andiamo alla fine. Capitolo 5 di prima Giovanni al versetto 16. Se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà e Dio gli darà la vita a quelli, cioè, che commettono peccato che non meni a morte. Sì, fratelli, quindi se noi vediamo un fratello che commette un peccato che magari non è contro di noi, perché se un fratello commette un peccato contro di noi ci deve chiedere perdono e noi lo dobbiamo perdonare. Ma ci sono dei peccati che noi magari vediamo, veniamo a conoscenza, li commette un fratello contro il Signore.
Qui la scrittura ci dice, se tu sai questo, prega, c'è scritto che pregherà, se un fratello vede, pregherà e Dio gli darà la vita. L'eccezione, anche qui c'è un'eccezione. L'eccezione qual è? Che se questo peccato che ha commesso è il peccato che mena a morte, è inutile pregare. Se uno ha rinnegato Cristo, è inutile che preghiamo per lui, è inutile. Perché? Perché tanto non sappiamo, cioè la scrittura ci insegna che non può essere perdonato, quindi è solo tempo perso, anzi si fa dispiacere il Signore perché dimostriamo anche di essere insensati, di fare una cosa insensata davanti al Signore, perché se noi preghiamo perché un fratello ha rinnegato Cristo, gli chiediamo preghiamo il Dio che lo faccia tornare indietro, stiamo facendo una cosa insensata. Non è secondo la volontà di Dio. Quindi, se uno ha rinnegato Cristo, possiamo, se lo riconosciamo, è chiaro, se lo dobbiamo riconoscere anche noi questo, se l'ha commesso, non dobbiamo pregare per quel tipo di peccato. Ma questo vuole anche dire, fratelli, se Giovanni ha scritto qual è l'eccezione per cui non pregare, ci ha anche detto indirettamente che per tutti gli altri dobbiamo pregare. Capite? Qui da una parte vediamo il peccato che non dobbiamo, per cui non dobbiamo pregare se il fratello l'ha commesso. Il fratello, stiamo parlando di fratelli, perché il peccato che mena a morte può essere commesso solo da credenti, solo da chi ha conosciuto Cristo. Solo chi ha conosciuto Cristo può rinnegarlo. Cioè, può negare di aver conosciuto Cristo solo chi l'ha conosciuto veramente. Non può negare di averlo conosciuto uno che non l'ha mai conosciuto, capite? Quindi, rinnegare il peccato che mena a morte può essere commesso solamente da un credente. Poi c'è anche un altro peccato che non può essere perdonato, e che è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Però la bestemmia contro lo Spirito Santo può essere commesso sia da credenti che da non credenti. È chiaro che nel commettere il peccato che mena a morte, alla fine un po' rientra anche quello. Però la bestemmia, mentre un non credente non può rinnegare Cristo, perché non l'ha mai conosciuto, quindi non può negare di averlo conosciuto. Però il non credente può commettere comunque un altro peccato che è imperdonabile, ed è la bestemmia contro lo Spirito Santo, che comunque di queste cose magari ne parleremo più compiutamente in un altro momento. Adesso dobbiamo sapere che ci sono queste cose e dobbiamo tenerle in considerazione in base all'argomento che stiamo trattando oggi, che è la preghiera per il perdono dei peccati, sia del credente che l'ha commesso, e sia se abbiamo visto altri credenti commetterli. Quindi, se abbiamo visto un credente commettere dei peccati, se sappiamo quindi che questo credente commette dei peccati, dobbiamo pregare per lui. Pregherà, perché badate bene, si deve fare, non è una cosa che se tu lo vuoi fare. Perché se il Signore ti mette lì, in quel posto, in quel momento, e vedi il fratello peccare, hai questo obbligo, hai anche questo obbligo, perché il Signore l'ha messo davanti a te. E qui c'è scritto, Dio gli darà la vita. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu non preghi, e non preghi con il cuore, non preghi con forza, può darsi che Dio non gli dia la vita e quindi avrà la morte, questa morte che tu hai voluto in una certa maniera che venisse su quel fratello, perché hai evitato di pregare per lui. E quindi questa è una cosa importante, fratelli. Non è che sto dicendo che adesso la morte viene addebitata a noi, non è questo, perché poi tutti i nostri giorni sono tutti contati, il Signore fa quello che vuole Lui, però certamente ci sarà chiesto conto di non aver adempiuto anche questa parola. Quindi noi dobbiamo sapere che c'è e la dobbiamo mettere in pratica, è questo che dobbiamo sapere. E lo dobbiamo fare intensamente, con tutto il cuore, con zelo, con ardore, cioè credendo proprio perché è scritto. Credendo proprio che Dio possa dargli, perché cosa avviene?
Se noi preghiamo per quel fratello che ha peccato, il Dio può darsi che gli conceda il ravvedimento, si pente e quindi ottiene il perdono dei peccati. E questo è potuto essere perché? Perché tu hai interceduto per i santi, hai interceduto per il fratello peccatore. Quindi vedete, anche la preghiera di intercessione per il peccato per gli altri è molto importante. L'effetto di questa preghiera fatta per i peccatori la possiamo leggere nell'epistola di Paolo, nell'epistola di Giacomo. Nell'epistola di Giacomo, all'ultimo capitolo, capitolo 5, leggiamo, dal versetto 13. Leggiamo, c'è fra voi qualcuno che soffre? Preghi. C'è qualcuno di animo lieto? Salmeggi. C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della chiesa e preghino essi su lui, ungendolo d'olio, nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. E se egli ha commesso dei peccati, gli saranno rimessi. Vedete? Gli anziani pregheranno su di lui. Quindi, in base a questi passaggi delle scritture, si capisce che gli anziani dovranno pregare perché se è infermo a casa, perché sta parlando di una persona che è inferma, il Dio, dopo la preghiera degli anziani, ungendolo d'olio, nel nome del Signore, e questo malato viene ristabilito davanti a Dio e se ha commesso dei peccati gli saranno rimessi. Cosa vuol dire questo? Che la malattia può darsi che possa essere provocata anche dal peccato, quella malattia che c'ha questo inferno. Quindi, quando gli anziani pregheranno su di lui, dovranno pregare anche affinché il peccato venga rimesso, affinché il ravvedimento gli venga concesso, affinché i peccati vengano purificati dal sangue di Gesù e quindi possa avvenire quella guarigione divina e il ristabilimento davanti a Dio. Quindi vedete confermato l'effetto quindi della preghiera dei santi a favore di uno che ha peccato, vedete, è quello di che Dio può dare, chiaro che tutto dipende dalla volontà di Dio, eh? Cioè, non è che tutti i malati vengono guariti, non tutti quelli che vengono unti d'olio vengono guariti, quindi praticamente se secondo la volontà di Dio avviene sia la guarigione ma anche la remissione dei peccati, perché se la malattia è dovuta a una condizione di peccato, prima di esserci la guarigione, deve esserci per forza di cose la purificazione dei peccati, se no non può essere la guarigione che venga senza. Perché se la malattia è una causa del peccato, bisogna rimuovere la causa prima, cioè il peccato, bisogna argomentare il peccato. Quindi, quando noi abbiamo a che fare con un malato, un fratello malato, noi gli dobbiamo fare un certo tipo di discorso che deve essere completo, cioè bisogna dirgli, fratello, esamina te stesso. Se tu hai una malattia, esamina te stesso. Forse c'è qualcosa nella tua vita che ancora non hai abbandonato. Attenzione, non è che le malattie sono tutte causa di peccato. Adesso voglio aprire questa parentesi perché di acciacchi ne abbiamo tutti, ma non è che tutti sono dovuti al peccato, eh? Però ci sono talvolta delle malattie che sono dovute al peccato. Quindi generalmente dobbiamo fare questo ragionamento completo, perché non, o Dio ci dà una rivelazione e andiamo a colpo sicuro a dirgli il fratello la causa precisa qual è, o se no dobbiamo fare un discorso più generale e dire fratello, per la tua guarigione, per pregare per te, per la tua guarigione, devi esaminare te stesso, vedere se nella tua vita c'è qualche peccato che ancora tu non hai confessato e quindi devi confessarla a Dio per ottenere qui prima il perdono dei peccati e dopo la guarigione divina. Ma attenzione, questo esame, appunto, cioè uno poi si esamina e sa se ha peccato oppure no. Cioè, uno lo sa quello che è, non è che posso io non sapere gli altri cosa fanno e cosa dicono, ma
Io so di me stesso, ognuno di noi sa di se stesso se la sua situazione davanti a Dio, la comunione che lui ha con il Signore. Quindi dove si è interrotta, ognuno lo sa, qualora si sia interrotta. Quindi se viene una malattia, se uno ha peccato, lo sa, non è che deve fare finta di non sapere, lo sa, lo sa. Però può essere anche, come è successo per Giobbe, ad esempio, che le malattie possono arrivare anche per una prova, quindi non per punire uno stato di peccato, no, quindi non possiamo accusare un malato che è peccatore. Guai a noi perché saremmo insensati, è un discorso insensato. Cioè, se non lo sappiamo la causa di quella malattia, è meglio che stiamo zitti, non lo dobbiamo neanche pensare, la carità non sospetta il male, no? Però nel nostro discorso dobbiamo farlo questo, cioè dobbiamo dirlo, ma fratello, guarda, io non lo so per quale motivo tu sei malato, però per arrivare alla guarigione dobbiamo fare dei passaggi, che sono: considera te stesso, esamina te stesso, vedi se c'è qualche peccato occulto, se no è una prova davanti al Signore. Quindi questa prova può durare ancora, può non cessare mai, oppure continuiamo a pregare perché il Signore poi ti libererà da questa malattia e da questa malattia guarita poi ci sarà, si innalzerà gloria a Dio, il malato innalzerà gloria a Dio, darà tutta la gloria a Dio. Quindi si fanno questi discorsi generali perché il Signore può anche decidere di non guarire, eh. Il Signore può mandare un giudizio se quello è peccatore, oppure può mandare una prova, può guarire come anche può lasciare la malattia, se il Signore sa quello che sta facendo. Quindi noi non sapendo, talvolta non sapendo quello che il Signore sta facendo, oppure dobbiamo agire in maniera, cioè conoscendo le scritture, dobbiamo fare il discorso generale a questi fratelli e quindi dobbiamo non tralasciare nulla. Non dobbiamo tralasciare nulla. Quando uno pecca, dobbiamo anche sapere che a concedere il ravvedimento, quando uno si svia, pecca, chi è che concede il ravvedimento anche dopo per i credenti? È sempre il Signore, questo ce lo fa sapere l'Apostolo Paolo nella seconda epistola a Timoteo. Nella seconda epistola a Timoteo, Paolo dice queste parole, ascoltate. Capitolo 2 Timoteo, capitolo 2, dal versetto 24. Or il servitore del Signore non deve contendere, ma deve essere mite in verso tutti, atto ad insegnare, paziente, correggendo con dolcezza quelli che contraddicono. Se mai avvenga che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in guisa che, tornati in sé, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri, perché facessero la sua volontà. Vedete, qui dice Paolo, ammette la possibilità del ravvedimento, però sa bene che il ravvedimento è Dio che lo concede. Quindi noi, da parte nostra, dobbiamo pregare per il peccato che vediamo commettere dei fratelli. Però poi dobbiamo magari anche, vedete qui dice Paolo che di correggere con dolcezza, quindi con dolcezza ci avviciniamo ai fratelli che hanno sbagliato, magari li possiamo anche riprendere, li dobbiamo ammonire, dobbiamo invitarli a esortarli a ravvedersi, a pentirsi di quello che hanno fatto e a chiedere perdono a Dio. E poi bisogna pregare per loro affinché, come aveva detto Giovanni, affinché il Signore rimetta loro i peccati. Quindi dobbiamo sia esortarli, no, a ravvedersi, quindi a parole, quindi non solo pregare, perché uno dice, vabbè, abbiamo letto i passi dove si pregava per il perdono dei peccati, quindi non lo dobbiamo ammonire, e no, perché la Scrittura ci dice che bisogna pregare per chi ha. Per i fratelli che abbiamo visto peccare, ma la Scrittura ci dice sempre anche che dobbiamo anche ammonirli, e a volte anche severamente, quando non accettano la correzione, poi bisogna ammonirli anche severamente.
Bisogna, diciamo, esortarli, naturalmente ci avviciniamo con dolcezza, non per perdere il fratello, ma per guadagnarlo. E questo è l'obiettivo che ci dobbiamo porre. Quando noi riprendiamo qualcuno, non dobbiamo riprenderlo aspramente, duramente, in maniera da perderlo. Magari aspramente e duramente lo facciamo con quelli che sono perduti già, che noi riteniamo che ormai sono persi, cioè dei conduttori sviati, della gente che col quale è difficile avere comunione. Si comprende che non si potrà avere comunione. Allora, verso queste persone si può essere anche più duri del solito, ma con i fratelli, con quelli che noi abbiamo a nostro fianco, col quale abbiamo avuto comunione. Se il fratello pecca o sbaglia, non dobbiamo essere duri, badate bene, questo bisogna stare attenti, eh? Non bisogna essere aspri, duri, sprezzanti, perché oggi ha sbagliato lui, ma domani può toccare a me, che io non devo essere aspro verso il fratello col quale ho avuto comunione. Sbaglia una cosina, lo vedo sbagliare una cosa, gli do addosso aspramente, duramente, ma cosa stai facendo? Qua là, ma non sei capace a nulla, tu non sei da Dio, cioè non si deve parlare in questa maniera, capite? Ma vanno ripresi con sapienza nella maniera corretta, con dolcezza. Vanno ripresi, qui non si sta tollerando il peccato, eh? Non stiamo dicendo di tollerare il peccato, ma c'è un modo di fare corretto però, per ognuno, ogni persona, bisogna agire nella maniera corretta. Se uno che non conosco, un pastore sviato, che è lontano, che non ne vuole sapere di ravvedersi, se lo incontro e lo voglio ammonire, lo ammonisco severamente, perché è giusto che sia così. Ma un fratello col quale sono stato in comunione, sempre andata bene, cioè sbaglia una cosina, non è giusto scagliarsi come, anche se magari è un po' grave, un po' più grave, no? Ma bisogna sempre prima cercare, cioè bisogna, diciamo, sempre acquistare il fratello. Bisogna agire in maniera da non schiacciarlo, ma da riabilitarlo, da ristabilirlo. Quindi, esortandolo a ravvedersi, esortandolo a ravvedersi e pregando per lui che il Signore gli conceda il ravvedimento, se la cosa procede da Dio, poi il Signore gli concede il ravvedimento e noi avremo fatto il nostro dovere. Perché questo è il nostro dovere, guardate bene, è il nostro dovere. Ora vediamo, passiamo adesso a vedere, cioè abbiamo detto quindi che dobbiamo esortare il peccatore e infatti Gesù, vediamo l'esortazione di Gesù verso dei peccatori, fermo, deciso, però anche amorevole il Signore. Andiamo all'esortazione a ravvedersi che Gesù ha dato agli angeli di alcune chiese che sono scritte in Apocalisse. Quindi andiamo nel libro di Apocalisse e leggiamo qualche passaggio dove Gesù ammonisce i conduttori di queste comunità perché hanno commesso qualcosa che non dovevano fare. Ad esempio, il pastore di Tiatiri viene ammonito con queste parole. Dopo aver ricordato le cose positive, Gesù, quindi siamo al capitolo 2 di Apocalisse, all'angelo della chiesa di Tiatiri, al versetto 20, dopo aver detto le cose buone che ha fatto, poi gli dice le cose negative. Quindi Gesù parte dalle cose positive, vedete il modo di fare amorevole del Signore, ti incoraggia, ma non omette di dire dove sbagli. Attenzione, ti fa vedere, ti incoraggia nelle cose giuste, però ti ammonisce severamente anche per quelle cose che sbagli. Al versetto 20, capitolo 2, versetto 20, ma ho questo contro a te, che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Vedete, qui il Signore gli ha dato tempo di ravvedersi. Dove è mancato il pastore della chiesa di Tiatiri? Che avrebbe dovuto ammonirla severamente lui, perché commetteva questa donna insieme ad altri, commetteva dei peccati che erano anche gravi. Ora
E questo pastore ha tollerato il peccato, peccato grave, fornicazione, mangiare cose sacrificate agli idoli, capite? Quindi ha tollerato questi peccati e il Signore lo ha ammonito al pastore. Non lo doveva fare così, ha sbagliato, perché così facendo sta portando alla distruzione, con la tolleranza del peccato, porta alla distruzione dei fratelli e delle sorelle, magari su 3-4 fratelli che stanno andando in perdizione, li ammonisce, magari uno o due accettano, gli altri no, oppure accettano tutti. E comunque sì, anche se non accettano l'ammonizione, la riprensione, l'esortazione a ravvedersi, pure la dobbiamo fare lo stesso, poi se la vedrà il Signore, che è il Signore che concede il ravvedimento, ed è il Signore che poi manda i suoi giudizi se uno non si ravvede. Infatti questa donna, se non si è ravveduta, e Gesù poi dice, vedete, non vuole saperne di ravvedersi. Questo vuol dire che tendeva a non ravvedersi questa donna. E sicuramente poi sono scesi giudizi di cui poi Gesù ha parlato dopo, tra cui il letto di dolore, l'avrebbe messa su un letto di dolore e avrebbe fatto morire i suoi figlioli. Vedete? E quindi noi, vedendo queste punizioni, no? Non dobbiamo fare come il pastore di Tiatiri, come l'angelo della chiesa di Tiatiri, perché noi dobbiamo esortare, edificare, dobbiamo ammonire i fratelli che se li vediamo peccare, dobbiamo pregare per loro, come ci ha detto Giovanni, ma dobbiamo anche ammonirli ed esortarli a ravvedersi, perché noi vogliamo la loro salvezza, noi vogliamo che si ravvedano, noi vogliamo che vadano verso il Signore, non che siano perduti. Se noi li amiamo, dobbiamo agire in questa maniera, come la parola ci insegna a fare, quindi pregare per quelli che vediamo che peccano, ma anche esortarli a ravvedersi. Se il Signore ce li mette davanti a noi e li vediamo noi, questi, che il fratello che pecca, vuol dire che dobbiamo agire noi, non un altro. Capite? E senza fare tanta pubblicità, perché se quello si pente, si ravvede, abbandona il peccato, non c'è bisogno di andare a fare tanta pubblicità in giro, no? Capite? Quindi già a due si è risolto già il problema. E Dio ne darà gloria, darà onore a colui che si sarà comportato in maniera corretta. Capite? Quindi queste cose sono importanti, eh? Magari noi, non conoscendoci, nel senso non incontrandoci personalmente, facciamo fatica a praticare questa parola, però quando poi ci saranno i gruppi, quando noi, ognuno di noi frequenterà dei fratelli, dei gruppi di fratelli, sappiate che poi avverranno anche queste cose e voi dovete sapere come comportarvi. Dovete saperlo prima, studiarlo prima nelle scritture come comportarsi, non che impararlo dopo. E quindi, Signore, vedete, ci ammaestra anche in queste cose. Noi certo siamo, è un rapporto nostro un po' a distanza, quindi non vediamo, non ci incontriamo, quindi magari non vediamo dove il fratello sbaglia. Non è che andiamo a caccia per forza del peccato del fratello, eh. Però se lo vediamo, non possiamo neanche fare finta di non possiamo fare finta di non averlo visto, capite? Dobbiamo agire come ci insegna la scrittura. Anche all'angelo della chiesa di Sardi, vedete, al capitolo successivo, al capitolo 3, dal versetto 1, cioè Gesù lo ammonisce, vedete, lo ammonisce in questa maniera. Queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere, tu hai nome di vivere e sei morto. Sii vigilante e rafferma il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le opere tue compiute nel cospetto del mio Dio. Ricordati dunque di quanto hai ricevuto e udito, e serbalo, e ravvediti. Vedete, il Signore esorta il pastore, l'angelo di Sardi, a ravvedersi perché non si stava conducendo come doveva condursi. Non aveva le sue opere compiute, praticamente aveva avuto una condotta, un modo di fare che non aveva resa compiuta
la sua testimonianza, la sua opera, il suo ministero, quello che doveva compiere. E Gesù lo ha ammonito e gli ha detto di ravvedersi. Vedete, siccome noi dobbiamo imitare Cristo, Cristo ha esortato questa persona che era mancante a ravvedersi. E quindi se anche noi facciamo come Gesù, vediamo un fratello che non si sta conducendo come piace a lui, come piace al Signore, non facciamo nulla di strano se lo esortiamo, anche con forza, badate bene, non con asprezza o con troppa durezza, però con una fermezza, sì, con fermezza vanno ripresi i fratelli che peccano. Eh sì, perché non è mica uno scherzo. Cioè, quello sta cadendo all'inferno e io devo avere una gravità, una sennatezza nel riprenderlo e anche una fermezza particolare, capite? Per non perdersi il fratello, io devo parlargli nella maniera corretta, è chiaro, con dolcezza, è chiaro, sempre con l'obiettivo di recuperare il fratello, non con quello di schiacciarlo, metterlo davanti al suo peccato per dire: vedi, io lo so che tu hai peccato, quindi a me non mi hai imbrogliato. No, non è questo lo spirito che ci deve muovere. Il Dio ci ha messi lì davanti per recuperare, non per perdere. Per recuperare il fratello, non per perderlo. Quindi cerchiamo di salvare il salvabile, però rimanendo sempre fermi e attenzione a non farci trascinare anche noi in compromessi col peccato, come è successo poi a chi ha tollerato il peccato. Attenzione, perché anche a chi tollera il peccato poi gli viene chiesto conto da Dio. Non, di certo non è gradito a Dio in quell'opera se uno tollera il peccato, eh? Se uno lo sa, non può, se non lo sai, non ci puoi fare niente, ma se Dio te l'ha fatto vedere in qualche maniera, allora tu non puoi tollerarlo in nessuna maniera. Anche alla chiesa di Laodicea, vedete, signore, no? Anche all'angelo della chiesa di Laodicea, quindi al capitolo 3, dal versetto 15, Gesù lo ammonisce e lo esorta a ravvedersi, e questo è importante. L'esortazione a ravvedersi, perché la carità vuol dire anche questo: io non voglio che tu, fratello, vai in perdizione, ti ammonisco, ti esorto a ravvederti, a pentirti davanti a Dio per essere ristabilito, e pregherò anche per te. Capite? Questa è carità. Riprendere, esortare a ravvedersi non è odio o presunzione, credersi superiore. No, è obbedire ai comandamenti di Dio e fare quello che bisogna fare per cercare di recuperare il fratello. Non c'è nessuna superiorità. Però vedete, per fare questo, per riprendere, per esortare al ravvedimento, ci vuole autorità. Questa autorità viene da Dio, quindi molti non la applicano la disciplina, non ammoniscono, non riprendono. Perché? Perché non hanno autorità da Dio. Loro lo sentono che non hanno autorità da Dio, oppure vivono loro stessi nel peccato. Come faccio io a riprendere l'adultero se io sono fornicatore? O viceversa. Come fa l'adultero pastore a riprendere il fornicatore o l'omosessuale se lui è adultero? E magari lo sanno anche quelli che stai per riprendere. Se lo sanno, come fai a dire? Non gli puoi dire niente. Ecco perché molte volte c'è tutto un misto di questioni in mezzo che non possono riprendere il peccatore. Perché chi è preposto a fare questo, praticamente vive lui stesso nel peccato. E allora come fai? Come fai? Quindi non si può fare. Vedete, quindi dobbiamo essere santi prima noi e poi possiamo praticare tutta la parola come deve essere praticata. Ma se siamo noi i primi a non praticare la parola in maniera corretta, come facciamo a pretenderlo dagli altri? Non possiamo, quindi non si fa. E molti non annunziano tutto l'Evangelo, non ammoniscono, non esortano al ravvedimento i fratelli, non parlano contro il peccato. Perché? Perché loro stessi vivono nel peccato. E quindi i fratelli lo sanno, la Chiesa lo sa, e il pastore non può farlo. Ecco perché quindi bisogna santificarci per poter avere la possibilità di mettere in pratica ogni cosa, anche la disciplina, anche l'ammonizione, l'esortazione a ravvedersi.
Anche all'angelo della chiesa di Laodicea il Signore lo ammonisce con queste parole. Capitolo 3 di Apocalisse, dal versetto 15. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Poiché tu dici, io sono ricco. E mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. E non sai che tu sei infelice fra tutti, miserabile, povero e cieco e nudo. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco affinché tu arricchisca, e delle vesti bianche affinché tu ti vesta e non apparisca la tua nudità, affinché non apparisca la vergogna della tua nudità. E del collirio per ungertene gli occhi affinché tu vegga. Tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Vedete? Quindi Gesù, che conosceva, attenzione, conosceva bene queste persone, le ha ammonite e le ha esortati a ravvedersi, ed erano dei ministri. Questi angeli delle varie chiese erano i pastori della chiesa, perché in un punto c'è scritto: io conosco il tuo ministero, uno di quegli angeli. Quindi era un qualcuno che conduceva la chiesa, aveva un'importanza, aveva un ministero dato da Gesù Cristo su quella chiesa, che conduceva la chiesa, aveva una responsabilità sulla chiesa. E noi sappiamo bene che la responsabilità della chiesa ce l'hanno gli anziani. È il pastore, solo che gli anziani è un ufficio, non è un ministero. Mentre il ministero del pastore viene dato da Dio, viene dato dal Signore Gesù. Quindi, parlando di uno di questi, chiamandolo, definendolo ministro, praticamente Gesù ha fatto capire che tutti gli angeli delle chiese, delle varie chiese, la scrittura ha usato questa parola, noi dobbiamo cercare il significato di quello che è scritto, non è che dobbiamo tradurre come ci pare a noi, è scritto così perché ci dobbiamo impegnare a trovare la soluzione, capite? Che non si può leggere in maniera superficiale. E quindi sono i pastori di queste chiese, e Gesù ha ammonito i suoi ministri, gli ha detto che devono ravvedersi, ravvedersi, altrimenti, se non si ravvedono, non sarebbero entrati nel regno dei cieli e Dio li avrebbe puniti, capito? Infatti, al pastore di Laodicea gli ha detto: io tutti quelli che amo li riprendo e li castigo, vedete? Abbi dunque zelo e ravvediti. Quindi dobbiamo essere zelanti e pentirci nel caso sbagliamo. Questo è obbligatorio, vedete? Se sbagliamo noi ci dobbiamo ravvedere. Se vediamo qualcuno, come poi ha fatto Gesù, come dovevano fare i ministri, come doveva fare il ministro di Tiatiri, che doveva riprendere quella donna, non doveva tollerare il peccato. Se vediamo qualche fratello, qualche sorella peccare, dobbiamo ammonirla con dolcezza, dobbiamo ammonirlo con dolcezza, nei dovuti modi, per recuperarlo. Esortarlo a ravvedersi, vedete, e pregare per lui affinché il Signore gli conceda il ravvedimento, perché alla fine il ravvedimento, come abbiamo visto che ha scritto Paolo a Timoteo, il ravvedimento viene concesso da Dio, non è che viene da se stessi, il ravvedimento viene dato da Dio. E volevo concludere questo mio discorso, questo messaggio di questa sera, con quello che ha detto l'Eterno a Salomone. Andiamo in Seconda Cronache. Mi è sempre piaciuto questo passaggio, l'ho sempre tenuto in grande considerazione e credo che alcuni di voi abbiano anche riflettuto su questo passaggio. Seconda Cronache, capitolo 7, al versetto 14. Qui il tempio era stato costruito, Salomone lo doveva dedicare, o lo aveva già dedicato, il tempio,
E l'Eterno appare a Salomone e gli fa un discorso. In questo discorso ci sono anche queste parole che leggiamo al versetto 14. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Vedete come sono importanti? Queste sono le parole dette dall'Eterno a Salomone. L'Eterno apparve di notte a Salomone e gli disse queste parole. Quindi queste valgono anche per noi oggi, che siamo il suo popolo. Quindi se il popolo di Dio, sul quale ha invocato il nome dell'Iddio vivente, si umilia, quindi se proprio sa di aver peccato, vuole digiunare, si inginocchia, chiede perdono a Dio, chiede misericordia, quindi vedete, si umilia davanti a Dio. Se prega, quindi chiede, prega e cerca la faccia dell'Eterno e che si converte, quindi si pente di aver peccato, si converte dalle sue vie malvagie, si impegna a non praticare più quelle vie malvagie. Io lo esaudirò, io lo esaudirò dal cielo e gli perdonerò i suoi peccati. Quindi vedete, quindi se uno si umilia e prega davanti al Signore, è confermato anche dalle parole che l'Eterno ha detto a Salomone. E queste valgono ancora per oggi, perché chi si umilia davanti a Dio e chiede perdono dei suoi peccati, vuole abbandonare quel peccato, il Signore lo guarisce, lo libera e lo purifica dai suoi peccati, perché il Signore ascolta, il Signore gradisce coloro che, conoscendo le nostre debolezze, conoscendo quanto siamo deboli, quanto il peccato è, diciamo, abita dentro il nostro corpo e ci spinge di continuo a sbagliare. Il Signore, il Dio, queste cose le sa, però quelli che si umiliano vengono accolti da Dio. Quindi qualsiasi peccato un credente commetta, alla fine, se si umilia, si converte dalle sue vie malvagie, invoca, prega, chiede pietà e misericordia, si pente di tutto il male che ha fatto, il Signore lo ascolta e lo esaudisce, lo guarisce, lo libera, come anche ha detto Giacomo, no? Se quello era malato per aver commesso dei peccati, per la preghiera degli anziani veniva guarito, ristabilito e i suoi peccati venivano anche rimessi, vedete? Quindi il Signore ascolta le preghiere del suo popolo. Quindi andiamo pieni di fiducia al Signore in preghiera ogni giorno e chiedendo perdono di tutti i nostri peccati, anche di quelli che ci sono occulti. Questo era il messaggio che volevo darvi questa sera. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.